Sì, sicuramente è molto molto meglio, abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo e abbiamo preso gol nel nostro momento migliore quando la situazione la si vedeva abbastanza calda, eravamo riusciti a schiacciarli nella loro metà campo, stavamo facendo bene, purtroppo abbiamo preso gol, nonostante quello abbiamo continuato comunque a giocare fino alla fine, abbiamo fatto bene. E primo tempo non come le altre volte no, abbiamo fatto sicuramente meglio, probabilmente eravamo un po' frenati emotivamente, però abbiamo fatto anche nel primo tempo un buon giocare, abbiamo messo 4-5 palle dentro, magari ci è mancato un po' di cattiveria nell'area di rigore sui cross, però abbiamo fatto una buona partita, c'è cioè molto rammarico perché purtroppo mi dispiace per i ragazzi che hanno fatto bene, hanno fatto tutto. Nonostante le tante difficoltà hanno risposto bene. Ma non lo so, io le partite dalla panchina io le vedo tutte in un altro modo, la devo rivedere per fare una valutazione fatta bene. Io ho visto nel complesso un buon Pescara che ha provato a giocare, che ha provato a creare, nonostante tante difficoltà, nonostante avesse davanti una corazzata, a larghi tratti della partita, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo dominato. Purtroppo commettiamo queste leggerezze e poi se la vogliamo dire tutto, insomma, in questo momento la fortuna non ci assiste neanche un po', perché primo gol è un rimpallo rimasto lì, il terzo gol abbiamo preso sulla schiena un giocatore e la palla si è indirizzata direttamente sullo stesso giocatore che andava in porta. Quindi è un momento negativo, però dobbiamo cogliere gli aspetti positivi che sicuramente questa sera ci sono stati e continuare per questa Ecco, strada. mister, per quanto riguarda le scelte sia a livello di convocazione, perché in conferenza stampa non avevi fatto trapelare nulla, ovviamente fanno rumore quelle, le assenze di Galati, di Valdifiori in particolare, poi la scelta di tenere fuori due presumibili titolari come Memusciai e Brusellato, intanto perché queste scelte, se ce lo vuoi dire, e se secondo te hanno portato i loro frutti, se c'è una scelta tecnica o qualcosa del genere. No, ma io le polemiche le fate voi, non c'è nessun tipo di polemica. Con Mirko ci ho parlato tranquillamente, lui condivide con me che in questo momento la sua condizione di forma non è ottimale, e invece di portarlo qui e portarlo in panchina abbiamo preferito fargli fare bei 3 giorni di lavoro per portarlo a regime, quindi nessun tipo di problema. Garano si era, aveva saltato 2 allenamenti e non era in condizione, aveva problemi lievi a un flessore, quindi sarebbe andato in panchina, lo abbiamo tenuto a casa per recuperare. Esclusioni eccellenti. Memusciaro è un giocatore importante per noi, molto importante, lo sarà quando sarà in condizione anche lui, ma lui stesso ammette che la sua condizione non è la migliore perché è partito in ritardo per tanti motivi, quindi non c'è nessun tipo di problema, nessun, come ho visto, ho letto da tante parti, esclusioni eccellenti, ci sono delle scelte dovute a condizioni di forma migliori o peggiori dei giocatori, tutto qua. Mister, buonasera. Io le voglio fare una domanda soprattutto sulle scelte che lei ha fatto in maniera coraggiosa, ci mancherebbe altro. Lei è l'allenatore della squadra, quindi lei sa bene, insomma, come stanno i suoi giocatori, ma anche sull'11, no? Fuori Scognamiglio c'era qualche problema fisico per Scognamiglio o che altro? La scelta di Balzano, la scelta di tenere fuori Buselato facendo giocare, insomma, Fernandes o Mionga. Ci può spiegare questa scelta? Se ci sono stati anche dei problemi fisici dietro a queste sue
e scelte fatte. Grazie. Allora, Scognamiglio non era al 100%, aveva un fastidio, non era un problema, era un fastidio. L'hai tenuto opportuno avere in campo un giocatore che stesse al 100%. E in più una parte tattica c'era, nel senso che ho preferito avere Jarosinski e Balzano, che sono due giocatori più rapidi, più veloci, perché volendo giocare un po' più uno contro uno avevo bisogno di un po' più di velocità dietro. Tutto qua, nulla di eclatante. In mezzo al campo ho scelto due giocatori che stanno in questo momento meglio fisicamente, che con questo modo di giocare sono, hanno delle caratteristiche di maggiore aggressività. Non che gli altri non lo possono fare, sicuramente meno quando farà bene lo potremo fare tranquillamente anche lui. Sei soddisfatto? No, risultato a parte, si era parlato soprattutto dal punto di vista della reazione, del carattere. Sei soddisfatto in questo, mister? Sì, ma la squadra ha messo in campo tutte le idee che ha provato a mettere in campo tutte le idee che avevamo sviluppato in settimana. Abbiamo fatto buone giocate, ripeto, soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto tanti cambi gioco come l'avevamo preparati. Ho visto una testa un po' sciolta, più sciolta rispetto alle altre partite, ma questo grazie al fatto che in campo c'erano anche giocatori che non avevano questo peso così grande su se stessi. Mister, del punto conquistato in sei partite, la gara di domenica prossima con Cittadella è esagerato una gara decisiva, una gara molto importante, il primo spartiacque del campionato. Decisiva no, è ovvio che dopo c'è la sosta e dobbiamo assolutamente fare punti, ma io sono moderatamente tranquillo, cioè nel senso che io so quelle che sono le difficoltà che abbiamo avuto in questo periodo, e abbiamo dei giocatori che sono indietro, dobbiamo recuperarli. Stasera abbiamo visto in campo Fernandez, è un buonissimo momento. Avete visto Bokic, che è un giocatore che ci può dare. Sentite? Mister, sì, io la sento, sono Luigi Di Marzo sempre. Lei ha detto una cosa, un passaggio: sono moderatamente tranquillo, quindi non è totalmente tranquillo. Lei è un uomo di calcio navigato. Le spiego. Sì. Dopo 5 sconfitte consecutive, un allenatore comunque spesso viene messo in discussione. Io le volevo chiedere cosa le ha detto la società, perché quel moderatamente tranquillo e non totalmente tranquillo, conoscendo Massimo Oddo, che è una persona che ha carattere, non assolutamente paura, non voglio usare il termine sfrontato, non per offenderla, ma non per usarlo, per usare il termine troppo forte, però dopo 5 sconfitte consecutive è lecito attendersi anche una presa di posizione della società. Volevo sapere cosa le ha detto la società, che rassicurazioni ha avuto. Io non ho parlato con la società, ma non mi interessa neanche quello che pensa la società. Io vado avanti per la mia strada, cerco di fare il massimo e la società prenderà le sue decisioni senza problemi. Il problema, uno degli errori più grandi che possa fare un allenatore è quello di preoccuparsi di quello che succederà nel futuro in termini di esoneri o non. Quindi a me non interessa, io vado avanti per la mia strada, cerco di fare il meglio possibile e poi queste sono valutazioni che fa la società. Quindi questo non mi tocca proprio minimamente, non mi interessa proprio. Ecco, ti volevo fare una domanda, Massimo, siamo in diretta. Volevo farti una domanda, se era possibile, chiedo scusa ai colleghi. Un secondo, finisco la risposta. Ah, scusami. Il moderatamente tranquillo è nel senso che non sono manco stupido, cioè quelli, so che abbiamo pareggiato una partita e ne abbiamo perse tante e quindi dobbiamo fare punti. Cioè non posso essere tranquillissimo, ma sotto questo punto di vista, ma allo stesso tempo sono convinto che nel momento in cui recupereremo la forma di alcuni giocatori, che sono allenati pochissimo, questa è una squadra che cambia totalmente. Già stasera in campo ha dimostrato che un attaccante con un certo potenziale fisico cambia tutta la squadra.
Ecco, volevo chiederti, Massimo, siccome abbiamo ascoltato il presidente Sebastiani in diretta subito dopo la partita al microfono del nostro inviato Enrico Giancarli, ha detto testualmente il presidente: il solito film, bisogna cambiare registro. Oddo avrà una settimana molto impegnativa. Bene, ma la mia solita settimana impegnativa, come lo sono state tutte fino a questo momento. Io purtroppo non riesco ad ascoltare Massimo Oddo, quindi abbiamo difficoltà proprio di audio questa sera. Non so se riusciamo. Mi hai sentito, Massimo? Ecco, no, adesso sì, adesso ti sento meglio. Scusa, mi hai detto? No, dicevo che sarà una settimana durissima, come per me lo è qualsiasi tipo di settimana, anche quando le cose vanno bene. Per me è sempre dura, perché io ci metto tutto me stesso, posso commettere errori, ma io vado avanti per la mia strada, e sarà una settimana dura come tutte le altre, ma non cambia nulla dalle altre partite. Ecco, Massimo, scusami se ti faccio un'ultima domanda, perché purtroppo l'audio non è limpido, però noi siamo arrivati tardi in questa conferenza stampa, magari sarò anacronistico, volevo solo chiederti in sintesi il motivo delle esclusioni, quelle di ieri e quelle di oggi. Allora, Valdifiori, con Mirko abbiamo parlato con grande serenità e lui era d'accordissimo con me che non è in un momento di forma straordinaria, lui ha avuto il Covid, è parecchio indietro con il lavoro, quindi piuttosto di portarlo qui in panchina abbiamo preferito fargli fare 3 giorni pieni di lavoro e quindi nessun problema. Galano aveva saltato 2 allenamenti, aveva un piccolo problema al fessore, lieve, ma piuttosto di portarlo in panchina abbiamo preferito recuperarlo appieno. E poi c'è? Poi c'è anche Capone per esempio. Capone l'abbiamo lasciato perché questa sera era una grande emergenza in difesa, ho dovuto portare un uomo in più, purtroppo ne posso portare solo 23. E il terzo portiere si porta sempre, perché se succede qualcosa ci deve essere sempre, e ho preferito portare un difensore in più perché eravamo corti dietro e quindi dovevo lasciarne uno a casa dei giocatori offensivi. Tutto qua. E stasera, guardate, credetemi, nessun tipo di epurazione, nessun tipo di... Ci sono persone che vedo meglio in settimana, che stanno meglio, ma questo lo sa anche chi è rimasto in panchina. E quindi non mi sembra che in questa squadra ci siano giocatori... Sono tutti importanti, ma nessuno indispensabile. Quindi io faccio le mie scelte in base anche allo stato di forma. Questa sera chi è andato in campo ha fatto il suo, ha fatto bene, e poi quando tutti gli altri si porteranno a regime staranno bene, poi ovviamente vengono fuori le qualità. Un giocatore come Memushai per noi è un giocatore indispensabile quando sta bene. Perfetto, ripeto, perfetto, grazie. Quando sta bene. Grazie Massimo, grazie per la disponibilità. Torniamo in diretta, non so se c'è ancora, sì, credo di sì, Enrico Giancarli, perché insomma era giusto, no, è doveroso capire i motivi di discussioni. Alla fine la sintesi è questa. Al telefono. Nessuna depurazione per Paolo. 7-8 deve chiudere l'audio. Posso andare? Sì. Vai Paolo. A proposito di società, i voti ormai si corrono da me, un eventuale cambio, eventuale decisione sulla possibilità di prezzo di altri soldi, stanno creando qualche problema alla squadra con gli spogliatoi, perché per esempio questa sera non ho visto mai intrattenere neanche il compagno di squadra neanche ad andare a festeggiarlo. Sembra di vedere un ambiente molto molto depresso, qualche rassegnato può entrare in qualche modo quello che sta succedendo fuori dal campo. Depresso sì, in seguito ai risultati, rassegnato no, non voglio sentire questa parola perché non esiste, perché vi posso garantire che non è così, perché io li vedo in allenamento, vedo quello che stanno in partita, possono sbagliare, ma questa serie ragazzi hanno corso fino al 90esimo, hanno dato tutto, hanno commesso degli errori, ma hanno fatto tutto quello che potevano fare con gli errori che ci stanno, ma hanno dato tutto.
mi seguono alla grandissima, stasera hanno provato a fare tutto quello che gli ho chiesto e quindi non ci sono questo tipo di problemi, non ci sono assolutamente. Noi quando scendiamo in campo non è che stiamo a pensare a cosa farà la società, noi pensiamo a noi, pensiamo a fare il meglio possibile. Per quanto mi riguarda, a me come non mi sfiorano gli aspetti decisionali della società, non mi sfiorano neanche quello che succede in futuro. Io penso al presente e basta.